Ciao Marzio. Ciao, buona giornata. Buona giornata anche a te. Allora, una piccola scheda tecnica. Dottor Marzio Innocenti, medico torino-laringoiatra, nato a Livorno il 4 settembre del 58, 42 caps nazionale, flunker. Giusto? Tutta giusta la mia scheda? Non fa un Tutto giusto, sì. plissé, come si suol dire. No, Senti Marzio, da gennaio 2013 sei presidente del Comitato Regionale Veneto, CRV della FIR, no? Intanto, grazie di essere con noi sul canale Libero di Bulldog, il canale a disposizione di tutta Varia. Chi vuole essere nostro ospite è benvenuto, basta che ci contatti. Marzio, tu inizi a giocare a Livorno. sì. Io ho cominciato a giocare a Livorno anche, diciamo, quando ero già abbastanza grandicello, perché ho Ah, cominciato tra i 16 e i 17 anni, perché penso. prima facevo atletica leggera. Poi ho cambiato casa e sono andato ad abitare in una casa in cui ero esattamente davanti al campo da rugby e vedevo questo strano gioco, per cui ho chiesto di provare. Tra l'altro l'ho chiesto a Franco Mazzantini, che sta con il mio primo allenatore, e devo dire che persona migliore non avrei potuto trovare per farmi appassionare a questo gioco. E poi ho dovuto decidere a 18 anni cosa fare fra atletica e rugby. Ho scelto il Ah, li facevi tutte e due insieme? rugby. Perché, sai, l'atletica si poteva fare, Ah. le gare c'erano d'estate, il rugby si giocava d'inverno, gli allenamenti, anche se non erano simili, però potevano aiutare tutte e due le cose, per cui per un anno e mezzo, due, ho fatto tutte e due le cose insieme. Poi dopo ho dovuto decidere, perché non era più tanto facile fare le due cose Certo. insieme, anche perché dovevo anche studiare, avevo finito l'università, il liceo, e dovevo fare l'università, non era facile. Poi dopo comunque tu diciamo che rugbisticamente hai la tua iniziazione a Padova, nel senso lì hai iniziato a giocare da professionista, diciamo anche se il professionismo non c'era, però diciamo che le cose veramente serie sono state lì. Beh, no, in realtà io con il Livorno e con buona parte dei ragazzi con cui avevo fatto la giovanile, i primi anni in cui ho cominciato a giocare, siamo arrivati anche in Serie A. Siamo Ah. arrivati quinti un anno in Serie A con il Livorno, che si chiamava Bendridge Livorno a quei tempi. E io sono andato in nazionale da Livorno. Ah, io Per credevo che cui tu fossi andato in nazionale da Padova. no, io sono Ah. andato in nazionale da Livorno. E poi purtroppo il secondo anno di Serie A, per una serie di motivi, sai, a quei tempi le squadre si facevano e disfacevano, la squadra era molto calata e siamo retrocessi. E a me, a quel punto, ero in nazionale e andare a giocare in Serie B sarebbe stato un grosso problema, perché fino a quel momento avevo fatto solo quattro presenze, per cui non è che ci avessi una sicurezza sul posto in nazionale. Certo. E i miei compagni nazionali, un po' tutti, mi hanno chiesto di andare da loro. Poi alla fine ho scelto Padova principalmente perché c'era l'università, potevo andare tutte le mattine all'università senza prendere il treno, come mi succedeva a Livorno, per cui per me era un vantaggio non Non indifferente. indifferente. Nell'81 è successo, nell'81 tu hai esordito in Nell'82 nazionale. io sono arrivato a Nell'82. Padova, nell'81 io Nell'81 in sono esordito, ho nazionale. esordito in nazionale. E a Padova sono arrivato il 16 agosto del 1982, me lo ricordo Pensa. ancora benissimo come giorno. E niente, poi devo dire che la scelta più azzeccata non poteva essere, perché sono entrato in un momento in cui il Petrarca stava costruendo, ormai con me e con pochi altri aveva finito di costruire una squadra che poi ha dominato per i quattro campionati successivi in pratica. Infatti, perché poi avete fatto abbastanza, quattro scudetti. L'ultimo nell'86-87, che peraltro tu eri il capitano a quell'epoca. No, 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 in realtà il No. capitano nell'86-87 era, credo, Ah. Beppertuso, mentre io ero capitano della nazionale. Abbiamo sempre cercato di distinguere due cose, perché forse, devo dire che a quei tempi non mi era piaciuto molto, ma l'idea di Vittorio che il capitano della nazionale fosse il capitano della nazionale, il capitano del Petrarca fosse un altro, in modo da avere anche due personalità forti, era invece molto intelligente. Oggi vedo che infatti anche il capitanato viene diviso fra le responsabilità del capitanato nelle squadre di rugby, oggi vengono divise su più giocatori, e credo sia una cosa intelligente. Certo. Vittorio, parliamo di Vittorio Munari, ovviamente.
Vittorio Munari, sì, ovviamente, è stato lui l'allenatore, a parte il primo scudetto, i primi 2 anni, il mio primo allenatore è stato Lucio Boccaletto, di cui ho un ricordo stupendo, perché Lucio è veramente una persona straordinaria, e con lui abbiamo vinto il primo dei 4 scudetti. Dopo questa vittoria Lucio lasciò perché non se la sentiva più di andare avanti, e entrò Vittorio, e Vittorio ha vinto gli altri 3 scudetti, e devo dire che ha costruito una squadra con una mentalità un po' diversa rispetto alla normalità del rugby italiano. Quella squadra lì era un po' una squadra impostata su uno schema, diciamo, anglosassone. E beh, ma Vittorio è sempre stato molto avanti, nel senso, come visione. Era sempre talmente tanto informato che aveva, cioè, ha fatto delle cose nel rugby che sono state veramente futuristiche, abbastanza un visionario. Ancora oggi, anche se lui continua a ricordare quanti anni ha, perché anche un po' per celia secondo me lo fa, ma anche oggi, ancora oggi, secondo me è una persona che rispetto allo standard del rugby italiano ha delle conoscenze che sono inattivate. Assolutamente, ma anche la sua visione proprio del rugby è estremamente interessante. Proprio, insomma, ti ricordi quando lui aveva portato David Campese, che era venuto a Padova e poi dopo l'aveva portato a Milano, quando poi dopo Milano aveva vinto tutto col Milan di Berlusconi? Beh, insomma, era andato a prendere uno che era già un professionista, che se giocasse oggi sarebbe proprio uguale, perché era proprio super lui. Quindi, insomma, era proprio sempre stato molto, molto avanti con le cose. Sì, assolutamente. Tu hai esordito poi dopo a Rovigo in Coppa Fira contro la Germania Ovest nell'81, stavamo parlando prima della nazionale. Sì, era novembre se non sbaglio, o qualcosa del genere, perché mi ricordo che il mio esordio doveva essere 2 settimane prima a Mosca, però nell'ultimo allenamento mi sono fatto una ferita al sopracciglio che, per quanto mi riguardava, non creava grossi problemi, però in quel momento c'era un po' di come si può dire, io e Iannone eravamo 2 giocatori su cui doveva essere fatta la scelta, per cui Pugli e Paladini preferirono far giocare lui e andare in panchina. Mi ricordo che quando c'era la partita con la Germania a Rovigo, quando siamo arrivati c'era una nebbia in cui non si vedeva da qui a lì. Per cui per 2 giorni c'è stato il dubbio che la partita non si disputasse. Io ero veramente abbastanza in tensione perché non riuscivo a esordire con la nazionale. No, sai, la nazionale la sogni, la adori, la vuoi, la aneli per anni e anni e anni, poi però alla fine la vuoi sul serio, nel senso vuoi vedere il tuo nome in uno come un azzurro reale. Cioè, io sono nel mio ufficio a Silea e sto guardando, aspetta, te lo giro un attimo, se lo vedi sul muro, guardando il mio cap col numero 370 sopra, ecco. Io volevo avere quel cap, sì, e anche se me l'hanno dato dopo tanti anni. Per cui mi ricordo bene che c'era tutta sta nebbia e non si sapeva se si giocava, poi alla fine si è giocato. E abbiamo anche vinto, se non sbaglio, 23-0. Mi ricordo che ho fatto un inserimento fra i 3 quarti, Bettarello mi ha dato la palla, io sono riuscito ad andare oltre il vantaggio, poi l'ho scaricata fuori e abbiamo fatto la meta con Mascioletti. Mi ricordo Mascioletti, grandissimo Mascioletti. Sì, grandissimo Mascioletti. Sì. 1987, prima Coppa del Mondo in Australia e Nuova Zelanda. Tre incontri hai fatto, tutti e tre. Sì, li ho fatti tutti e tre. È stata un'esperienza bellissima, formativa, devo dirti. Formativa come uomo più che come giocatore, perché ci siamo trovati in un mondo che noi non conoscevamo proprio a quei tempi. Certo. Insomma, sai, il mondo del rugby di altissimo livello per noi era ancora, eravamo veramente ai margini. Giocare la prima partita in assoluto con gli All Blacks è stato uno shock, perché francamente noi l'abbiamo affrontata per giocarcela. Il primo tempo ci siamo anche riusciti, poi è scoppiata la tempesta, sai, quelli erano una squadra che quando tu mollavi un po' ti distruggeva, e devo dirti che quella sconfitta così pesante con gli All Blacks
ha creato tanti problemi, ci vorrebbe delle mi ore ricordo, per raccontarti sì, tutto sì. quello che è successo. Però ti devo dire che da quella vicenda lì ne siamo usciti tutti quanti molto più forti. Infatti con l'Argentina abbiamo un po' buttato via una vittoria che era meritatissima e poi abbiamo battuto le Figi, che sono quelli che sono andati ai quarti. Io considero quella ancora, ma non solo io, tutti quanti, la migliore edizione per una squadra italiana dei mondiali. Del mondiale. Perché noi siamo andati, non siamo andati ai quarti di finale per la differenza di una meta e abbiamo battuto quelli che ci sono andati. Per cui che sfiga. Essere passati da una sconfitta drammatica come quella con gli All Blacks al sfiorare la qualificazione, io credo che sia stata un'impresa molto importante, più che tecnicamente da un punto di vista certo. morale. Cioè ricostruire una squadra dopo una disfatta è molto difficile. E noi ci siamo riusciti, dai. È stata una bella avventura, molto bella. Sai, penso una cosa comunque, che incontrare gli All Blacks sia sempre di una grande difficoltà, prima qua e poi anche sul campo, perché comunque loro sono sempre stati devastanti, insomma. Ancora cioè, sono ancora gli oggi Blacks, lo comunque. Sono, certamente, ancora oggi lo sono, e sì, cioè, gli All Blacks sono la squadra più forte del mondo, questo c'è poco da girarci intorno. Gli altri ci si avvicinano ogni tanto, poi si allontanano, esatto. ne arriva un altro, loro rimangono sempre là. Ormai credo che siano 70 anni che sono là. Certo. Nessuno li ha mai mandati più giù della seconda posizione, secondo me. Qualche volta c'è qualcuno più forte di loro on time, cioè quel giorno, però poi dopo vengono alla fuori. Lunga rimangono loro i migliori. Non ce n'è, è interessante fuori. Anche questo, perché se ci pensi, il rugby neozelandese, al di là del fatto che raccoglie i ragazzi giovani delle isole intorno a loro, però li prendono a 13, 14, 15 anni, per cui li costruiscono loro. Ma se ci pensi, il rugby neozelandese è stato sempre piuttosto chiuso al resto del mondo. Loro sono un rugby molto autarchico. Assolutamente. Se ci pensi, facendo per conto loro hanno fatto questo. E se vuoi ti do anche un altro esempio interessante, quello degli argentini, che pian piano, mantenendo un rugby assolutamente argentino, senza influssi particolari se non da parte di tecnici come Gramerri, tecnici di livello che li hanno aiutati a crescere, stanno pian piano crescendo nel ranking mondiale. No, questo lo dico anche perché, non perché voglio fare una critica a chi ha fatto queste scelte, ma oggettivamente il fatto di aver deciso da 20 anni a questa parte di affidarci al rugby fuori dai confini italiani ci ha portato a una non crescita che non so se riusciremo mai a invertire. Tu pensa che noi, quando siamo entrati nelle 6 Nazioni, abbiamo cominciato a utilizzare praticamente i settori giovanili dell'Argentina. Quando si sono seccati questi, stiamo cominciando a naturalizzare di tutto e di più. L'ultimo è Monti Ioane, che è un bellissimo giocatore, fantastico. Sì. Ma con il rugby italiano che cosa ha a che fare? Cioè, con la scuola, se c'è mai una scuola di rugby italiano, che cosa ha a che fare? E questo senza fare critica a chi fa questa scelta, perché noi siamo anche in un sistema di alto livello che ci porta molto denaro, ma è un sistema che richiede anche risultati. Noi non riusciamo a darli, almeno siamo convinti di non riuscire a darli con i nostri giocatori, e di conseguenza dobbiamo fare qualcos'altro. Non siamo gli unici, perché anche le altre squadre, quelle che giocano 6 Nazioni, diciamo che attingono e naturalizzano dei giocatori. Ma infatti io diciamo che è un vizio europeo, ecco. Sì. Infatti io ho premesso dicendo che non voglio fare una critica dicendo che è una scelta assurda. È una scelta che ci sta. Ci vorrebbe a volte il coraggio di non farle queste scelte e di confidare in una crescita con le proprie forze nel tempo. Però è chiaro, lì bisogna che uno si senta abbastanza sicuro di avere le qualità e i mezzi per crescere. Se invece uno dice, vabbè, il mio sistema di formazione non è così valido, per cui è meglio che mi affidi a quello degli altri, allora a quel punto lì è una scelta che ci sta. Però qui bisognerebbe cominciare a convincersi che si può fare,
che bisogna farlo, secondo me bisogna farlo, poi sai, ognuno ha le sue posizioni, però io non sono uno che lascia molti dubbi su quello che penso, per cui no. Quello che penso è questo. Questo lo sappiamo tutti. Lo so. Alcuni dicono che è un difetto, alcuni dicono che è un pregio. Poi. Io penso che sia un pregio, alla fine dei conti tu sei un politico. E i politici, certo, dal mio punto di vista, devono essere trasparenti, perché se promettono, millantano e poi non realizzano mai, beh, insomma, diciamo che la loro credibilità va a finire sotto le scarpe. Quindi tanto vale essere diretti. Poi sai, soprattutto dipende il pubblico a cui tu ti rivolgi. Nel rugby, voglio dire, più chiaro sei, meglio sei ricepito anche, perlomeno credo questo. Comunque, senti, non c'è alternativa. Non c'è alternativa. Volevo finire la scheda tecnica prima di andare, sì, al club. Allenatore, direttore sportivo e medico sociale del CUS Padova, assistente allenatore di George Coast nel nazionale dal 93 al 99. Insomma, una grande carriera che poi dopo tu hai concretizzato nel 2000 diventando poi consigliere federale. Sì. Sì, poi dopo sono ritornato a fare l'allenatore con il Valsugana e con, sì, il Riviera e con il Venezia. Sì. Però devo dirti che la cosa migliore che ho dato come allenatore sono state sicuramente quelle con il CUS Padova. Okay. È stata un'altra bella avventura anche umana, perché sono entrato in una società che era in Serie C, con un ricambio generazionale un po' complicato, e però con tanti ragazzini piccoli allora, ancora abbastanza piccoli, ma nel settore giovanili. E pian piano con questi ragazzi, trovando poi anche altri ragazzi di altre squadre della città, perché sai, Padova ci sono tante di squadre, certo, si è costruito una squadra che ha giocato un bellissimo rugby, veramente uno stupendo rugby, non detto solo da me, ma anche da chi lo vedeva. No, chiaro. Gli inserimenti del nostro estremo che superava la linea del vantaggio e mandava in meta Chicco Di Lenna all'ala erano diventati un classico delle partite del CUS Padova, e che è arrivata fino alla Serie A, credo sia l'ultima squadra che è riuscita a fare in 6 anni una cavalcata dalla Serie C alla Serie A, e per cui immagina anche tutto quello che c'è intorno a una cosa di questo tipo. Poi Padova comunque con l'antagonista della squadra del Padova, voglio dire, fare una cavalcata così è stato sicuramente, nel Veneto, il tempio del rugby, è stata sicuramente una cosa da annali. Sì, è stata molto bella, ti devo dire che ancora oggi ci sono dei rapporti importanti fra le persone che hanno vissuto quel periodo, e l'ho potuto toccare con mano ultimamente con la triste vicenda di Aldo Aceto, che era, sì, è stato un giocatore di quella squadra e poi dopo è stato allenatore anche qua, qui nel Comitato Veneto, è stato quello che ha portato avanti il rugby femminile in un modo stupendo in questi ultimi anni, che purtroppo ci ha lasciato, sì, un mese fa, e in quel momento ti posso dire che ho potuto verificare come ancora quel gruppo di persone sia unitissimo dal punto di vista umano. E è bello. Aldo, molto giovane, tra parentesi. Purtroppo molto giovane, sì. Purtroppo molto giovane. Una malattia che non perdona. Lo ha portato via. Però è stato anche nelle sue ultimi anni di vita, nel lavoro che ha fatto con le ragazze in Veneto, in particolare quelle giovani, ha lasciato un'eredità importante, devo dirti che è stata una vita, quella di Aldo, degna di essere vissuta, e vissuta bene. È passato purtroppo, la palla. Troppo breve. Senti, quindi dicevamo che nel 2000 sei eletto consigliere federale e dopo 4 anni, nel 2004, ti candidi subito alla presidenza al posto del presidente Giancarlo Dondi. Sì. Ora, in realtà quella candidatura non è stata una candidatura, diciamo, di bandiera, perché nei 4 anni che sono stato in Consiglio federale, le stesse cose che dico adesso le dicevo anche allora. Mm-hmm. E quello che ti ho detto poco fa è là che è iniziato, no? Cioè il fatto di volersi affidare a un rugby di altri paesi per con l'idea di crescere. Sì. E io non ero d'accordo, cioè l'assunto che Giancarlo Dondi
legittimamente e correttamente ha portato avanti per tanti anni, cioè che noi dovevamo far correre la locomotiva e poi dopo agganciarci i vagoni del rugby italiano, io gli ho detto, guarda, secondo me stai sbagliando perché noi non abbiamo le basi per far attaccare i vagoni alla locomotiva, per cui bisogna che la crescita sia generale, non può essere solo di un settore. E purtroppo, dopo 20 anni, posso dire che avevo ragione io e gli altri che lo dicevamo, perché la nostra locomotiva non ha mai agganciato i vagoni. E purtroppo c'è anche il fatto che la locomotiva non ha corso quanto si pensava dovesse correre. Diciamo che è una locomotiva un po' sfiatata in questo momento. E allora, insieme a Massimo Giovannelli, a Sergio Bernini, a Corrado Covi, a un gruppo anche di ex dirigenti federali come Fulvio Lorigiola e altri, avevamo messo su un movimento che si chiamava CRI, Comitato per il Rinnovamento del Rugby Italiano, un po' pomposo se vuoi, ma che comunque portava avanti questa idea. Ci siamo trovati ovviamente vicino alle elezioni con praticamente nessuno che ci voleva sostenere, però abbiamo fatto un discorso molto semplice. Vabbè, dopo aver detto queste cose qua, cosa facciamo? Ci ritiriamo, spariamo, magari contrattiamo un posto da consigliere federale, oppure portiamo avanti l'idea. Sai, se le idee sono valide, bisogna portarle avanti anche quando si perde, per cui alla fine certamente. Io mi sono candidato e oggettivamente in quell'occasione lì abbiamo visto che in realtà gli spazi non erano proprio completamente chiusi, perché poi alla fine, se ti ricordi, io ho preso il 24%. Sì. Oggettivamente c'è stato anche un momento prima della votazione in cui qualcuno dalla parte opposta aveva cominciato un po' a preoccuparsi. E il 24% contro un Giancarlo Dondi che normalmente aveva delle percentuali più che bulgare, credo che un'elezione l'abbia vinto con 96 o 97%, non è stato un risultato da buttare via. Insomma, un quarto dei rugbyisti italiani la pensavano abbastanza vicina come la pensavamo noi. Da lì poi il proseguo della strada politica, anche perché oggettivamente in questo momento è molto importante riuscire a cambiare l'indirizzo politico del rugby italiano, o almeno è bene discuterlo. Beh, tu comunque nel gennaio del 2013 sei diventato presidente del CRV, cioè, quindi la tua carriera comunque è stata, diciamo, buona, nel senso hai continuato ad andare avanti, non ti sei fermato come consigliere. Cioè, non mi sono fermato, anche perché devo dirti che ora oggettivamente la parte vera importante di quello che volevo dal rugby io l'ho già vissuta quando ero ragazzo. Aver giocato in nazionale, essere stato il capitano della nazionale, aver fatto una Coppa del Mondo, aver vinto degli scudetti, per me è oggettivamente l'unica cosa che realmente conta nella mia vita rugbyistica. Le cariche mi interessano fino a un certo punto, nel senso che una carica può essere utile se puoi fare qualche cosa. Se devi semplicemente portare in giro lo stemmino, francamente ho altre cose da fare anche nella mia vita privata che mi interessano molto di più, a cominciare dal mio lavoro, che è una cosa che amo profondamente. Ma in realtà anche la candidatura e poi la vittoria delle elezioni al Comitato Regionale Veneto è stato un altro passaggio di questa strada politica. Vuol dire che anche hai lavorato molto bene, che hai credibilità, che sei stato un professionista non solo nel rugby giocato, ma anche in quello, diciamo, da dirigente. Penso proprio di sì, ma a parte quello io rappresentavo anche un gruppo, che c'è ancora, che va avanti, di persone che hanno un'idea del rugby diversa da quella dell'attuale dirigenza federale. E infatti io vinsi le elezioni contro Roberto Bortolato, che peraltro saluto perché è una persona a cui voglio anche bene, che francamente abbiamo spesso parlato anche dopo le elezioni, una persona che credo che debba rimanere nel rugby e continuare a lavorare nel rugby, che è una persona molto valida, ma lui rappresentava in quel momento, diciamo, l'establishment federale, e il fatto che il Veneto abbia deciso di cambiare è stato importante.
diciamo che io ho impersonificato questa voglia di cambiare. Il cambiamento. Poi in questi 8 anni, se ti devo dire la verità, il cambiamento l'abbiamo dimostrato sul campo, cioè il Comitato Regionale Veneto in questi 8 anni è stato estremamente impegnato nel far crescere il territorio e nello star vicino ai club più piccoli, quelli meno strutturati, quelli che hanno più difficoltà a crescere, sì. Perché poi in definitiva la funzione dell'istituzione, che sia il comitato sia la federazione, è quella di diffondere il rugby lavorando con coloro che ne hanno bisogno. Cioè società come il Petrarca, il Rovigo, il Mogliano, il San Donà, sono società strutturate. Il comitato c'è quando c'è necessità, ma non è, a volte potrebbe essere addirittura fastidioso o negativo il suo intervento in club come questi, mentre in club molto piccoli dove magari ci sono uno o due dirigenti che debbono fare tutto, avere un comitato che ti supporta, che ti aiuta, tanta una struttura roba. Tecnica che ti porta avanti, ti fa crescere, per tanta cui roba, io sì, il comitato Veneto in questi 8 anni è stato così, lo puoi chiedere a chiunque. Non temo smentita su questo. No, beh, ma ne sono al corrente anch'io, perché comunque, oltretutto, senza che le altre regioni, Lombardia compresa, che è la mia regione, me ne vogliano, ma il Veneto, essendo la madre del rugby italiano, diciamo che da gestire presumo che sia un po' più complesso, solo per la conoscenza tecnica e la divulgazione che esiste nel Veneto. Cioè nel Veneto, poco da fare, i rugby sanno molto bene che cos'è. Poi per l'amor di Dio, Lazio, Lombardia, tutto quanto, ok, però insomma il Veneto sappiamo tutti che è il fiore all'occhiello dell'Italia, ecco, il tempio del rugby. Io dico sempre che il Veneto è il tempio del rugby. Io sono di un'idea diversa, sai, su questo, sì. Nel senso che sono d'accordo nel dirti che vabbè, il rugby in Veneto è sviluppato, è molto ben organizzato, ha tradizioni, ha tante cose. Però ad esempio come presidente del Comitato Regionale Veneto, io sono molto più facilitato rispetto ad esempio al mio collega della Puglia. Quello sarebbe molto 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 difficile, perché lì è difficile fare il presidente del comitato. Qua in Veneto tutto sommato è più facile. Io credo che, e questo guarda, si riaggancia con quella che è la mia proposta politica per le prossime elezioni. Io ho detto che la base del programma del nostro gruppo e mio come presidente federale è quello del rilancio del lavoro sui territori. Sì. Rugby di base, giusto? Rugby di base, rugby in generale, nel senso che noi finora abbiamo messo tutte le nostre risorse, quasi tutte le nostre risorse sull'alto livello. Sì. Cosa che è legittima, perché noi otteniamo i contributi della Rugby World e della Coppa del Mondo perché facciamo l'alto livello, per cui nessuno di noi vuole smantellare l'alto livello per il rugby di base. Però è diverso mettere tutte le risorse sull'alto livello e quasi niente sul rugby di base, invece cercare di razionalizzare i costi dell'alto livello per trarre anche delle risorse da mettere sul rugby di base e sui territori. Per cui io credo che quello che stanno facendo i comitati regionali in Italia, nonostante le scarse risorse, il fatto che non gli viene data nessuna autonomia, perché poi in realtà i comitati regionali debbono portare avanti i progetti che vengono fatti dalla federazione per tutto il territorio nazionale uguale, è un lavoro importante. Anche in Lombardia, la Lombardia al punto di vista della propaganda e del reclutamento ha fatto delle cose eccezionali in questi ultimi anni, ha superato largamente il Veneto come tesserati, è una realtà in crescita. Ora è chiaro che bisogna lavorare molto sulla qualità, ma stanno facendo grandi cose, e così in generale. La mia idea è quella di rafforzare questa struttura, cioè quella dei comitati regionali, dargli una autonomia anche su quelle che sono la gestione delle parti del rugby che hanno delle peculiarità regionali, nel senso che alcune cose in Veneto vanno fatte diversamente che dalla Lombardia e dalla Puglia. Poi, per carità, a livello generale è evidente che ci sono delle cose che si decidono al centro e poi si fanno per tutti uguali, ma i campionati, la strutturazione dei campionati, la gestione degli eventi, dei tornei, del mini rugby, quella è una cosa che secondo me deve essere lasciata alla
alla gestione autonoma dei comitati. E per fare questo bisogna dargli dei soldi, c'è poco da dire. Esatto, il comitato ha bisogno di denaro, perché per mandare in giro i tecnici a far crescere le società hanno bisogno di denaro, perché a 48 euro a intervento i ragazzi che vanno in giro, i tecnici dei comitati, che sono degli eroi, perché una giornata intera a 48 euro capisci che è eroico quello che fanno, però rapidamente a un presidente del comitato regionale si seccano i contributi e i fondi che ha per fare questi interventi, e di conseguenza un lavoro strutturato, serio, di tutoraggio, di crescita di un club non può essere fatto, perché non ci puoi andare una volta ogni due mesi, devi andare almeno due volte alla settimana per un periodo di tempo importante. Ecco, queste sono la base fondamentale del programma, è questo. Poi è chiaro che ce ne sono tantissime altre, però noi dobbiamo ritornare a lavorare sui territori. Come farlo? Razionalizzando la spesa, perché noi abbiamo una nazionale che deve essere finanziata per quello che serve, cioè bisogna razionalizzare, nel senso che bisogna capire bene quali sono le cose che vanno fatte, forse addirittura incrementate. Tutti mi dicono che ci vogliono più tecnici per settori specifici. Beh, allora, se questa è la realtà, si può anche pensarci. Ma lasciamo perdere la nazionale, che è quella che ci porta i fondi. Le franchigie, oggettivamente... Già, come la vedi con le franchigie? Adesso Roma ha aperto una franchigia, Mogliano... scusami, la franchigia, un'accademia. Mogliano, no, parli di accademia. Stavo parlando delle franchigie. Partiamo con le franchigie, sì. Allora, poi parliamo delle accademie, anche se vuoi. Le franchigie è molto semplice. Noi abbiamo due franchigie che fanno un Pro 14, che anche questa è una parte importante per carità della nostra visibilità, ma il contratto e il capitolato ci dice che queste franchigie dovrebbero costare 8 milioni di euro. Sì. 4 milioni di euro le Zebre, 4 milioni di euro la Benetton. La Benetton, tutto sommato, quello costa, anche se ogni tanto per sistemare la ghirada e altre cose qualche fondo in più arriva sempre. Sì. Però le Zebre, lo sappiamo tutti, la federazione è socio unico e i 4 milioni non sono 4 milioni, sono di più, perché oggettivamente le Zebre, per fare quel campionato, ora io non è possibile sapere di preciso quanto spendono, perché le varie voci sono disperse sulle altre voci del bilancio più grande della federazione. Vi faccio il banale esempio dell'addetto stampa. L'addetto stampa non c'è addetto stampa Zebre, c'è addetto stampa di tutta la federazione, è nell'ufficio delle addetti stampa della FIR, e così il resto. Per cui diciamo che a spanne ci costa tra i 6 e i 7 milioni di euro all'anno. Okay. Ecco, questi soldi qua non ce li possiamo permettere, sono soldi che vengono spesi in maniera non corretta. Se il capitolato prevede 4 milioni, chi fa la franchigia si prende 4 milioni di euro, che sono già parecchi, direi, anche se ne portano anche loro abbastanza. Quello che resta serve per i territori. E mentre tu mi dici, vabbè, ma come si fa a fare se loro le Zebre... allora le Zebre... Cioè, o molli il Pro 14, o se no devi avere i soldi per sostenere quel giro. Fai? Perché mollare il Pro 14? La Benetton va avanti, perché non vedo dove sia il problema, a meno che non succeda qualche cosa con la famiglia Benetton, che nessuno si augura, però al momento la Benetton con quei soldi riesce a fare il campionato. Le Zebre... su quel territorio, che vi è un territorio ricco, importante, possono tranquillamente dire, va bene, noi troviamo le risorse. Le risorse le puoi trovare in tanti modi, ci sono anche degli imprenditori, tipo quello di Brescia, di Doni, che ha detto che lui le Zebre potrebbe anche prendere, è disponibile a prendere, e nessuno dice di no. C'è l'offerta di disponibilità del presidente Petrarca Banzato, che dice che può fare una franchigia. E questa è una cosa che deve essere tenuta in considerazione, in assoluta considerazione, anche perché non farei tanti discorsi di geograficamente dov'è la franchigia, dove non è la franchigia. Cioè, a noi ora in questo momento ci servono i soldi per i territori. I soldi dei territori li possiamo prendere da là. Per cui a questo punto qua non mi creerei tutti questi problemi. C'è anche un'altra alternativa, comunque, che a me piace molto di più di tutte le altre. Le Zebre
potrebbero essere quello che in realtà dovevano essere le franchigie realmente dal capitolato, le franchigie del Pro 14, cioè le franchigie di sviluppo in cui dovevano giocare i giocatori italiani, magari della nazionale, e anche quelli che in prospettiva ci potevano arrivare. Se non si trova nessuno che vuole rilevare sul serio le franchigie, la franchigia a queste cifre, la federazione, che già è socio unico, può tranquillamente mettere a contratto i giocatori tra i 18 e i 22-23 anni italiani più in prospettiva, quelli che abbiamo anche nella Accademia Under 20, che così poi mi riallaccio alle accademie, mettendoli sotto un contratto, con contratti ovviamente ragionevoli, voglio dire, ragazzi che escono dalle giovanili, che iniziano 25-30 mila euro l'anno, mi sembra che siano delle cifre che possono andare, possono servire. Poi, se sono tanto bravi, diventeranno dei professionisti importanti, magari andranno all'estero, andranno in società più importanti. Aggiungendo a questi qualche giocatore straniero, pochi, che possono aiutare nella crescita, no? Sì. Vengono in mente giocatori importanti, ma ormai fine carriera, ancora validi, per carità, ma fine carriera, ma che già sono persone che moralmente e caratterialmente sono predisposte all'insegnamento per farli crescere, uno staff molto importante, e sullo staff bisogna spendere soldi, perché lì questi devono costruire questi giocatori. In questa maniera probabilmente ci costa addirittura meno dei 4 milioni di euro che diamo alle attuali franchigie. E su quello intanto possiamo chiudere l'Accademia Under 20, che gioca il campionato di Serie A e che tutto sommato non è fondamentale. Sai, come io sulle accademie non ho una grande considerazione, perché vedo che i risultati non sono stati buoni, e di conseguenza possiamo ridurre anche i costi da quel punto di vista. Anche le accademie costano soldi, perché l'accademia nazionale costa circa 700 mila euro, le accademie zonali costano sui 300-350 mila euro, o qualcosa di più, qualcosa di meno. Lì bisognerebbe avere in mano i bilanci, cosa che non mi è possibile, perché vado un po' a spanne. E questi soldi qua sono altri soldi che possono essere riversati sul territorio, perché a quel punto lì mandiamo i tecnici in giro per le società a fare formazione, che formando i giocatori più importanti devono inevitabilmente formare anche quelli meno importanti, perché insomma noi non dobbiamo neanche dimenticare che col sistema dell'Accademia a 16 anni abbiamo 400 ragazzi che si sentono comunque in rampa di lancio e che continuano a fare la loro attività, e ne abbiamo migliaia che invece pensano di essere già usciti fuori dal sistema, cosa che non possiamo permetterci. Noi non abbiamo tutta questa ricchezza per poter buttare dalla finestra migliaia di giocatori o centinaia di giocatori ogni anno. Per cui i giocatori devono essere formati nei loro club. E oggi, che vedo che cominciano ad esserci dei club di società, l'ultimo è quello del Mogliano, mi sembra che le società stiano cominciando ragionevolmente a pensare che questa è la strada giusta. A quel punto lì la federazione potrà fare con molta tranquillità quello che dovrebbe fare, cioè nel senso che le società per prime, quelle più strutturate, per cui di conseguenza quella del campionato italiano di Serie A, dovranno avere necessariamente una loro accademia interna. E su quello ci si aggancerà. Il modello francese, dici tu. Sì, e su quello ci agganceremo anche i contributi che gli verranno dati. Perché poi i contributi, ad esempio, sembrano tanti. Ora le squadre di Serie A prendono 160 mila euro. Ma prendono 160 mila euro così, a fondo perduto, nella serie che nessuno chiede o dice come devono essere impiegate. Cioè, sì. A un certo punto, se invece i club, oltre a fare i campionati, a prendere giocatori per fare i campionati, fanno anche una struttura accademica, si può anche ragionare su quanto deve essere l'entità di questo contributo. Può essere anche più alto, perché se tu hai un'accademia che produce giocatori, è chiaro che io non ho bisogno di andare a investirlo su altre cose, per cui è solo una questione di come gestire i soldi. Noi dobbiamo partire dall'idea che i soldi della federazione non sono i soldi della federazione, sono i soldi del rugby italiano. La federazione è l'organo necessario che deve decidere gli obiettivi,
ragionare per obiettivi e per raggiungere quegli obiettivi distribuire il denaro in maniera tale che sia funzionale al raggiungimento dell'obiettivo. Per cui è questo, non bisogna fare tante storie diverse. Cioè, ecco, abbiamo deciso. Scusa una cosa, ma questo denaro, no? Esiste già o tu andresti a procacciarlo da un'altra parte? No, allora, il denaro al momento... Cioè, della serie, solamente... scusami, è una gestione che tu non condividi attuale e con questi soldi che ci sono già stanziati potresti ottenere dei risultati differenti o nel tuo programma c'è che andresti a prendere dei soldi che adesso non ci sono, non sono a disposizione? No. Al momento ovviamente non è che si possono fare i discorsi su delle basi così un po' esoteriche, tipo andrò a prendere soldi dall'altra parte. Si ragiona su quelli che sono i bilanci attuali della federazione. Ok, benissimo. Il bilancio attuale della federazione, che è tra i 40 e i 45 milioni di euro a seconda dell'anno, permette di fare dei determinati risparmi su determinati settori e spostare i finanziamenti su altri settori, quelli che ti ho detto poco fa. Prima. Anche perché tu considera, fai in questo momento le quattro accademie zonali spendiamo all'incirca 1,2 milioni, facciamo tra 1 milione e 1,2 milioni, rimango sempre in questa forbice, perché a me non mi è dato di vedere il bilancio. E in più abbiamo altri, facciamo tra i 4 e i 600 mila euro per l'Accademia Nazionale. Per cui insomma sono 1,8 milioni. Sono soldi, hai capito? Cioè sono soldi che se tu provi a immaginare quanti tecnici puoi utilizzare sul territorio con 1,8 milioni. Pensaci, non sono pochi. E questo ad esempio è uno spostamento. Un altro spostamento è quello che ti ho detto. Le due franchigie a bilancio dovrebbero andare per 8 milioni di euro, vanno per 8 milioni di euro. Okay. Punto. Non vanno per 8 e mezzo, 9, 6, 7, 8. E allora se 8 e oggi ne spendiamo ragionevolmente tra i 10 e i 12, così 11, è evidente che abbiamo altri soldi da utilizzare sul territorio. Certo. Poi ora c'è questo discorso dei soldi della CVC, no? CVC. Sì, esatto. Quando arriveranno, arriveranno. Ora l'equity, sì, sono circa 14 milioni di euro, ci dovrebbero essere pagate le tasse, per cui c'è un fondo. Che ci vogliamo fare? Le vogliamo ridistribuire sull'alto livello, come è già stato detto, che visto che arrivano dalle franchigie, devono essere date alle franchigie, o li vogliamo utilizzare per tenerli come riserva? Ad esempio, anche questo è un discorso, perché Giancarlo Dondi, che tante cose ha fatto che a me non andavano bene, alcune cose però le ha fatte bene. Giancarlo Dondi ogni anno lasciava un 10% del bilancio come riserva, ok? Il fondo. E lui credo che abbia lasciato e l'abbia anche fatto mettere a verbale nell'ultima riunione del Consiglio federale prima di lasciare, aveva lasciato una cifra abbastanza importante. Ora non voglio dire quant'era, era superiore ai 6-7 milioni di euro, forse anche di più. Però erano dei soldi importanti, soldi che non ci sono più. Allora voglio dire, quella riserva potrebbe essere ricostituita, potrebbe servire al momento in cui ci sono degli interventi eccezionali. Oppure la possiamo, anche questa, ridistribuire sul progetto territoriale in modo da coprire altre esigenze. Perché poi la federazione sui territori deve fare formazione dei tecnici, formazione dei giocatori, formazione dei dirigenti, aiuto nel reperimento delle risorse sul territorio. E su qui si aprirebbe un altro capitolo importantissimo sulla gestione dei media, che magari ti risparmio perché capisco che sto parlando in maniera... No, assolutamente. No, assolutamente. Tant'è vero che io ti volevo chiedere una cosa. Della faccenda CVC, tu che cosa ne pensi? Cioè, secondo te è stato un bene o mica tanto il vendere? No, non è stato... Allora, se devo dare il mio giudizio personale... Sì, personale, ok. Non è stato un bene. Ok. Non è stato assolutamente un bene. Però ci è passato sopra la testa, nel senso che le decisioni l'hanno prese altre. Noi non abbiamo un potere di veto, un peso politico così alto per poter dirigere queste decisioni.
per cui questa decisione è stata presa, noi dobbiamo ovviamente prenderne anche la parte positiva, perché comunque la parte positiva è che arrivano dei soldi in più e, come ti dicevo prima, ragionare bene su come utilizzarlo. Certo, se li spendiamo, li distribuiamo a pioggia, sì, come magari si potrebbe fare, è chiaro che non servono a nulla e allora avremo soltanto gli svantaggi che comunque nel tempo ci saranno da questa decisione, in particolare se verrà fatto questo anche per il torneo del Sei Nazioni, perché finché, sì, è stato fatto per la Pro 14 è un danno limitato. Se viene fatto per il torneo delle Sei Nazioni, noi da adesso a seguire, tra un paio d'anni a seguire, avremo comunque sempre meno risorse ogni anno. È quello il discorso, cioè pare che qualcuno ha detto ci siamo venduti gioielli di famiglia. Assolutamente sì, io sono d'accordo su questo, però sì, non, ti ripeto, non è colpa nostra, non è colpa della Federazione Italiana Rugby. La Federazione Italiana Rugby ha dovuto subire quella che era una decisione presa da quelli che pesano di più nel board. Certo. Io credo che sulla distribuzione dei soldi a pioggia, sui piccoli club, piccoli mica tanto, i medi club, rischi comunque di andare un po' perduto per questo motivo. Noi sappiamo che i soldi che arrivano in un club, se quel club gioca una Serie A o anche una Serie B, sono comunque delle cifre molto importanti e di conseguenza un club destina, diciamo, tutte le sue, i suoi fondi a mantenere la prima squadra, perché sia che il club è più piccolo e c'è una Serie B, sia perché è più grande da una Serie A, ma sono spese importanti. Tutti i club, è un po' quello che il discorso che facevi tu prima, cioè con i soldi, i proventi da Sei Nazioni che vengono utilizzati per le franchigie, questo si riflette proprio a cascata sui piccoli club. Secondo me andrebbe regolamentata anche l'investizione, cioè quando tu dai soldi ai club, il club dovrebbe, diciamo, farti una rendicontazione su come vengono spesi. Complesso, ma comunque, diciamo, fattibile. A me mi sembra normale. Ecco. Nel senso, mi sembra una cosa... Ho parlato tanto per me. No, ma voglio dire, mi sembra una cosa... È vero che hai ragione tu a dire che non si fa, ma è normale. Cioè, normalmente quando tu dai dei soldi a qualcuno, la prima cosa che gli chiedi è a cosa ti servono, no? Secondo, gli dici, se sei un ente, gli dici anche come li devi utilizzare. Ovviamente senza sì, essere, certo, con un po' di elasticità. Assolutamente stringenti, però certamente se tu mi dici che quei soldi lì ti servono per pagare i debiti delle stagioni precedenti, ma ti dico anche no, forse. Capito. Per cui, però, guarda, questo si basa anche su una cosa diversa. Noi dobbiamo porci come federazione degli obiettivi. Questi obiettivi dobbiamo anche misurarli. Cioè, dobbiamo anche, certo, gli obiettivi valgono per il presidente federale, come per i tecnici regionali, come per i tecnici della nazionale, come per per i club. Noi dobbiamo avere il modo di misurare il risultato della, sì, serie. Noi dobbiamo raggiungere questo obiettivo e dobbiamo almeno arrivare a questo punto dopo un anno, a questo punto dopo due anni. Gli obiettivi. Ci devono essere dei parametri di valutazione e questo è un grosso lavoro che io penso che possiamo fare nel primo anno di mandato con le persone giuste, cioè queste sono cose che vengono fatte da persone che sono preparate per far questo. Cioè, misurare un'attività non è una cosa che posso fare io, forse neanche tu se non hai una preparazione specifica, ma ci sono delle persone che questo lo fanno per lavoro. E noi, insomma, questo... tu vorresti condurre, come tanti stanno facendo nei club, la federazione come un'azienda. Beh, un'azienda. Allora, io vorrei la parte positiva delle aziende. Sì, no, intendo dire guidata da professionisti. Non come Ministero della Salute, adesso tocco il tuo campo, che magari è un laureato in economia e non sa niente di medicina. Cioè, per quello che penso io, il medico dovrebbe essere l'ente preposto per poter gestire un ministero, perché sa i problemi reali. Sì. Allora, su questo sono d'accordo. Allora, guarda, qui entriamo nell'ambito di quella che è la dirigenza federale. Nei posti della dirigenza federale, in quelle che sono
delle le parti specifiche in cui c'è bisogno di una preparazione specifica. Sì. Il fatto di essere stato un giocatore di rugby potrebbe essere un più, ma non può essere l'unico motivo per sceglierlo. No, la passione, con la passione secondo me si va ben poco lontano. Certo, che ne so, la parte economica, la parte sponsorizzazioni, la parte televisioni, media, eccetera, non può essere lasciata a qualcuno solo perché ha giocato a rugby. No. Deve essere data a qualcuno che ha delle capacità e delle preparazioni specifiche per gestire questa parte. Cioè, voglio dire, il marketing, mi viene in mente questo perché tutti parlano di marketing e comunque diciamo il reperimento di sponsor. Sì, sì. No, il reperimento di sponsor. Sì, 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 sì. Non lo posso fare io non ne so veramente nulla, cioè proprio niente. Sì, sì. E anche se lo sapessi come politico non me ne vorrei minimamente interessare. Cosa che invece lo dico perché negli ultimi anni i presidenti federali, non dico negli ultimi 8 anni, ma negli ultimi 20 anni i presidenti federali hanno voluto sempre occuparsi di questa parte qua, magari mettendo qualche testa di legno lì, ma poi dopo in realtà erano loro che volevano decidere queste cose qua. Invece lì non ci va messo neanche la testa di legno, non ci va messo nessuno, sì. Ci va messo un direttore marketing che sia una persona che ci fa vedere un curriculum importante e i risultati che ha raggiunto da qualche altra parte e noi gli diamo gli obiettivi. Cioè il fatto che noi abbiamo le sponsorizzazioni della nazionale che sono sempre in discesa, il fatto che abbiamo uno sponsor di maglia che ci ha già detto che va via dopo neanche 2 anni che ce l'abbiamo, indica che c'è qualche cosa che problema. Non va. C'è un problema. Per cui di conseguenza noi dobbiamo risolvere questo problema. E questo problema lo possiamo risolvere solo con dei professionisti. Come la gestione tecnica della federazione deve essere messa in mano a una persona che abbia delle grandi qualità e delle grandi conoscenze tecniche del rugby, non vedo perché a gestire un altro settore come potrebbe essere quello economico ci deve essere una persona che ha magari grandi conoscenze del rugby. Sì, sì. Non ci serve a nulla. Ma se questo magari anche ne approfitto per dire una cosa che secondo me anche nelle piccole, questo modello andrebbe adottato anche dalla più piccola alla più grossa società, come possono essere di tutte le squadre, perché alla fine dei conti se tu basi i tuoi introiti sulla salamella e la birra, diciamo che non andrei da nessuna parte. Io mi auguro una cosa, guarda Mazzio, ho creato questo, a parte il canale YouTube per aiutare il movimento a andare fuori dal Covid, aiutarvi sotto questo punto di vista, ho iniziato con una rubrica che si chiama Management e Financial, che mi auguro che abbia molte visualizzazioni, perché intervisterò, e ho già iniziato, dei manager specifici che raccontino la loro esperienza e spieghino che cosa fanno all'interno di una società, cioè il media manager piuttosto che il community manager, piuttosto che il financial, cioè quello che si occupa, in maniera tale che siano dei piccoli webinar per modo di dire, intendo dire, ma che i presidenti piuttosto che persone che lavorano nei club li possono utilizzare e sfruttare, su loro immagine ovviamente, ma come base per poter gestire il club, non più con questa idea romantica che siamo belli e bravi, perché no, perché alla fine dei conti devi fare i conti con la pecunia e quello ti può aiutare a gestire meglio i tuoi fondi e ad avere dei maggiori successi. Quindi trasposizione da uno all'altro. Sì, questo sono d'accordo con te. È chiaro che la federazione non può imporre certe cose, ma può dare esempio. No, può dare esempio. Io ad esempio ti faccio una... La federazione deve dare l'esempio, la federazione è l'esempio. È la mamma di tutto il resto. Ti faccio un altro piccolo capitolo del nostro programma. Noi abbiamo i tecnici, cioè noi abbiamo i tecnici regionali, tutti i tecnici regionali, tutti sì. I comitati, che sono a contratto, annuale. Io ad esempio qui c'ho Matteo Mazzantini, che è un ragazzo che io conosco da quando è nato, realmente, perché è il figlio di Franco Mazzantini, la prima persona, e non c'è nepotismo, è arrivato qui perché è passato da Torino, è un ragazzo capace, bravo. Io sono in difficoltà con lui, perché lui fa conto che quando è entrato qua aveva bisogno di un'auto, ovviamente, per girare, certo. E non l'aveva.
e lui è andato giustamente a comprarsi un'auto e poi ha chiesto un leasing. Ovviamente non gliel'hanno dato, con un contratto annuale non ovviamente, te lo danno. Pensaci anche da un punto di vista umano a 40 e passa anni, può essere anche un po' umiliante questa cosa. Sì, assolutamente, questa cosa non guarda, puoi, dai. Un po'. Allora, ho visto che anche Spadafora adesso sta cercando con la riforma dello sport di far capire che questi sono lavoratori, devono essere messi in regola, anche se questo costa di più. È chiaro che è difficilissimo, è complicato, comporta dei costi che i nostri club non possono sostenere. Io questo lo capisco, per cui di conseguenza anche la federazione può dire d'ora in avanti mettete in regole voi. Però la federazione, i suoi tecnici regionali lo può fare, lo deve fare. È una piccola cosa, ma è un esempio. Uno dei punti del programma è, ovviamente ho parlato anche con loro, è chiaro che ridurremo ovviamente in parte il loro, perché ora prendono quello che sembra apparentemente un buon contratto, però se ci pensi devi pagare le tasse, non ci sono contributi, non c'è previdenza, non c'è nulla, in realtà non lo è. Chiaro che non si rimarrà su quel livello, ma si, un livello accettabile, ma lo faremo, ma perché è un esempio. Poi magari ci arriveremo fra 20 anni ad avere i tecnici professionisti, che realmente professionisti, che possono costruire la loro vita e la loro famiglia sul rugby. Però intanto la federazione questo esempio deve dare. Capisco. Quindi, che non sono, diciamo, cose, uno sostanzialmente dice vabbè, ma non cambi nulla, e lo so, però vabbè, mica tanto. L'esempio serve, per loro cambia, direi che per i tecnici regionali cambia sicuramente. Quindi tu, diciamo che il tuo punto di forza sarebbe quello della nuova gestione dei fondi, cioè la ridistribuzione, spalmare il denaro sulle società, insomma, una revisione proprio dell'economia della federazione. Sui territori, è diverso. Allora, guarda, la diversità sono proprio due proposte completamente diverse. Sì. La nostra è questa, cioè ricominciare a lavorare sui territori, sui club, e rinforzare questa struttura per poi far crescere l'alto livello. Dall'altra parte c'è la rispettabilissima idea di puntare sull'alto livello, puntare sull'alto livello e poi la gestione e la distribuzione delle risorse va di conseguenza, no? Certo. Ti ripeto, noi sulla nazionale non vogliamo togliere un euro, magari se è necessario ce ne metteremo anche qualcuno in più. Sul resto vorremmo spalmarlo in maniera diversa. È questo. Però il punto di io, una cosa che immagino che non siamo verso la fine della nostra intervista, perché sennò ti prendo troppo tempo. Però ti dico, tu c'hai una domanda che mi avresti dovuto fare, forse me la volevi fare, ma ti anticipo io. Sì. Beh, tu hai detto, io ho detto un sacco di belle cose, credo di belle cose, cose che però anche vanno fatte. Qui tu mi dovresti chiedere, ma tu sei convinto di poterlo fare? No, ma non solo, no, io ti volevo dire un'altra cosa. Che un politico è abbastanza importante, ha detto: è così bello stare all'opposizione. Alla fine dei conti, se io fossi in Marzio, mi domanderei: ma chi me lo fa fare ad andare a prendere una grana di questo tipo in un momento pazzesco? Perché noi stiamo vivendo un momento drammatico con il Covid, quindi con i soldi, l'economia, bla 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 bla, quello che sappiamo, che tutti i telegiornali ti dicono. E io ti direi: cioè, dal mio canto, ti direi: Marzio, secondo me. Mette una posta su un piatto dove si gioca completamente al buio, pokeristicamente parlando. Però effettivamente la tua è una scommessa non indifferente. Prendi il rugby in un momento in cui diciamo che non è proprio all'apice del suo fulgore, il Covid e tutto quanto, e dico, beh, il signor Marzio c'ha un bel coraggio. Preferirei stare all'opposizione, ecco. Non avrei preso il CUS Padova in Serie C, che ha perso le prime 4 partite della mia gestione tanti anni fa, se non ero convinto di arrivare in cima. Pensa che la prima volta che sono andato a parlare con loro gli ho detto: io sono qua per vincere lo scudetto. per cui diciamo che sulle scommesse al buio sono ferrato. E lo so, è difficile, è complicato, però oggettivamente a me piacerebbe diventare presidente della Federazione Italiana per cambiare realmente
il futuro del rugby italiano, perché sennò non mi interessa nient'altro. Cioè, poter dire fra tanti anni, sono stato anche presidente della Federazione Italiana, no, dopo beh, certo, tutto quello che mi hai detto tu, mi interessa veramente poco. Un altro discorso è avere l'occasione per cambiare, magari fra tanti anni essere ricordato come quello che ha invertito la tendenza. Per cui le partite si giocano in particolare quelle difficili, cioè a vincere una partita con una squadra ultima in classifica non dà la stessa soddisfazione che vincere una partita in cui tutti ti dicono che avresti perso. Certo, e quando la vinci la soddisfazione, certo, è un'altra cosa. Io ho una sicurezza di questo punto di vista, perché ci sono alcune cose che per me sono fondamentali. Il fatto che io non ho nessun conflitto di interesse, nessuno. Certo. Non sono legato a nessuna società, a tutte, sì, perché mi piacciono tutte, ma non sono legato a nessuna società. Se vuoi posso dire che sono legato al rugby Livorno, perché è stata la mia prima squadra. E quest'anno, capito, quando mi hanno regalato la maglia del rugby Livorno, quando sono andato a fare una riunione lì per chiedere il voto alle società toscane, mi hanno fatto trovare la maglia di oggi, che tra l'altro è bellissima, del rugby Livorno, con scritto dietro Marcio Innocenti, devo dire che un po' mi sono emozionato. Però non ho nessun motivo per dovermi impegnare per far crescere un club. Certo. E poi, seconda cosa, non farò un'attività, sono certo di questo, un'attività fatta per essere rieletto, che è stato purtroppo il problema degli ultimi 20 anni, perché i due presidenti, Giancarlo Dondi, sì, e Alfredo Gavazzi, legittimamente, però uno dei loro principali obiettivi una volta eletti è stato quello di essere rieletti. Il presidente Gavazzi, tra parentesi, è 20 anni che è dentro la federazione. Sì, ha un dirigente di grande esperienza. Di grande esperienza, è stato il vice di Dondi. Dopodiché è diventato lui presidente. Però tu capisci che quando il tuo principale obiettivo è quello di essere rieletto, è evidente che certe cose non le puoi fare. Io oggettivamente sono convinto che è bene che se ti rieleggono perché sono contenti del lavoro che hai fatto. Certo. Per cui... Volevo sapere una cosa, il tuo staff... Cioè, tu quando diventerai, se diventerai presidente, diciamo che avrai già una tua, diciamo, lista di accompagnatori. Allora, tanto consiglieri federali. Ovviamente, sì, ho parlato tanto di territorio, per cui ci sono nei consiglieri federali che chiederò che vengano eletti insieme a me, ci sono dei presidenti di comitato regionale. Uno è Giorgio Morelli dell'Abruzzo, che lo ha già ufficializzato, per gli altri... Sono altri due presidenti, uno di un grosso comitato del Centro Italia e un altro di un grosso comitato del Sud Italia. Okay. Poi ci saranno alcuni imprenditori, fra cui Luigi Battistolli, che è di Vicenza, è il vicepresidente del Vicenza Rugby, che ha una grande azienda in Italia e che ci daranno... queste persone la parte, diciamo, economico-imprenditoriale politica, nel senso che la struttura che abbiamo delineato prima, il raccordo politico, saranno persone che parlano la stessa lingua di questi manager che magari con il rugby nulla hanno a che fare. E poi ovviamente ci saranno dei giocatori, ma su questo aspetto a dare i nomi, perché chiedo a loro prima se vogliono essere ufficializzati su questo. Per quanto riguarda invece il resto degli uomini, è evidente che sì, che ho già in mente chi sarà la persona che gestirà tecnicamente il rugby italiano. E poi per quanto riguarda la parte di quel manager importante che deve occuparsi delle questioni economiche più che altro, abbiamo vari colloqui, fra cui con un manager ex Manchester United, ex Inter, che ha un curriculum molto interessante, e poi anche un italiano che lavora fuori d'Italia in questo campo, in questo momento, che ha avuto anche dei trascorsi con il rugby in passato. Insomma, ci sono le persone importanti da scegliere. E poi, ovviamente, questi ultimi mesi anche di campagna elettorale, andando in giro,
Ho visto che hai iniziato a fare il tuo tour elettorale, diciamo, fino a ieri sei arrivato. Io non l'ho mai interrotto, e tra l'altro è stato anche uno dei motivi, diciamo, di rottura con i miei vecchi amici di Pronti al Cambiamento, perché io ho detto bisogna andare in giro e non smettere, per cui bisogna dire chi è il nostro candidato, poi lo possiamo anche cambiare più avanti, ma nel frattempo andiamo avanti così. Loro non volevano, io li ho salutati, ho continuato il mio giro, per cui io diciamo che da dopo l'ultima elezione ho sempre continuato a mantenere contatti con i club. Ora li sto intensificando, ovviamente. Certo, ovviamente. A questo proposito, Marzio, io non ho capito una cosa, ma quando ci saranno le votazioni? Le votazioni le deve decidere il Presidente e il Consiglio federale. In questo momento il Governo non ha ancora detto chiaramente cosa deve fare. Questa mattina ci sono degli articoli sui giornali che indicano che per le federazioni che faranno le Olimpiadi probabilmente verrà concessa una deroga allungando fino ad ottobre del prossimo anno la possibilità di fare le elezioni. Tutti gli altri le dovranno fare entro il... Ottobre 2020 intendi dire tu? 2021. Ok. E il rugby non fa purtroppo le Olimpiadi, lo sappiamo tutti quanti, esatto. Per cui dovremmo essere fra le federazioni che debbano fare le elezioni entro il 15 marzo. 2021. Ora, ragionevolmente, visto che il 24 ottobre si ricominciano le partite del Sei Nazioni, poi ci sarà il torneo, poi ci saranno le Sei Nazioni, sarebbe, direi, intelligente nell'interesse del rugby italiano che le elezioni fossero fatte prima del 20 di ottobre. Però questa è una decisione che prende la federazione, il Consiglio federale e il Presidente federale. Okay. Non vorrei che facessero delle ragionamenti, chiamiamoli così, politici, dicendo, tirandola per le lunghe, anche perché io credo che oggettivamente lo sappiano e lo sentano anche loro, che il vento purtroppo per loro sta cambiando, per cui queste elezioni non saranno molto semplici. Però prima le facciamo e meglio è per il rugby italiano. Anche se le vincesse Alfredo Galassi... Sì, comunque sia uscire... Certo. Comunque sia avere una situazione definitiva per la quale si possono sistemare alcune cose o fare delle scelte, insomma. Certo, un consiglio federale, un presidente federale appena eletti hanno un'autorevolezza e un mandato diciamo delle società tale da permettergli di fare tutte le scelte, comprese quelle che voglio fare io, che sono ovviamente scelte abbastanza importanti, per cui è chiaro che ci vuole il visto delle società. Infatti certo. Io cerco di essere il più chiaro possibile perché le persone che mi votano dopo sappiano quello che farò. Certo. Nel senso che poi nessuno si stupisca che io faccio quello che ho detto. No, lo dico chiaramente adesso. Magari questo può anche uno dice, vabbè, ma così chiaro, purtroppo magari in Italia perdi dei voti. Vabbè, ma non è che li guadagni dei voti se ti votano perché tu faccia le cose diverse da quello che è del tuo programma. Va bene così. Il massimo certo. Che può succedere alle elezioni è perdere. Assolutamente, male che vada posso perdere. Certo. Non è che sia un dramma. No. Ci sono altri competitor insieme a te, l'attuale presidente Gavazzi? Io ti posso solo dire quello che vedo e che sento. Allora, c'è Giovanni Poggiali che tempo fa aveva annunciato la sua candidatura come rappresentante di Pronti al Cambiamento e al momento non mi risulta che l'abbia ritirata. C'era Elio De Anna che anche lui aveva detto che voleva correre per la presidenza federale. Durante l'emergenza Covid si era autosospeso perché essendo medico faceva un'attività ovviamente su questo campo, per cui però non credo che abbia ritirato l'autosospensione, per cui a quello che so io dovrebbe esserci ancora lui. Poi si vocifera della candidatura di Paolo Vaccari. Non ho capito se si candiderebbe con Gavazzi o contro, se si candiderebbe anche se c'è Gavazzi, non lo so, questo non te lo so dire. Si vocifera che sia un candidato possibile e poi si vocifera sempre, ripeto, queste sono voci e le voci vanno prese per quello che sono, che ci sia anche il vicepresidente Sacca che avrebbe intenzione di candidarsi.
Questo è quello che so, sì, però sì, francamente non sapere. È per... Sì. Dico che non mi interessa molto, ma non lo dico col massimo rispetto per queste persone, cioè nel senso che capito. Chi si candida, va bene, un'elezione, a un'elezione ci si candida, per me si potrebbero candidare anche tutti i greghisti italiani se ne hanno il desiderio, credo che la democrazia vada bene proprio così, perché uno si candida e il gruppo decide chi sceglie. Certo. Va bene. Mi piace molto la democrazia, devo dirti a me, perché è molto chiara alla fine, ma dà le possibilità a tutti di portare avanti le loro posizioni. Mi piace un po' meno il fatto che, quando, che nel, in democrazia si tende sempre a non fare le elezioni. E purtroppo sai penso, quello... Non parlo devi... solo del rugby. No. Sai, democraticamente decido io. Esatto, democraticamente decido io quando si faranno, ovviamente. Marco, io ti ringrazio, siamo stati molto contenti di averti avuto qui e spero che questa intervista la possano, questo incontro, a me intervista non piace come termine, che questo incontro lo possano vedere tutti in maniera tale che sappiano il programma che c'è e quali sono le tue, diciamo, intenzioni. Spero che sia utile a tutto il rugby italiano. Ok. Infatti ti ringrazio di avermi permesso di dirlo con molta tranquillità, con un sacco di tempo, anche senza dovermi limitare su quello che dovevo dire. Ti ringrazio moltissimo, figurati. Ti auguro buona pesca. No, ti prego Marti, una cosa che è un pescatore... Non bisogna farlo. Non, allora. cioè, come dire, un rimista, non è che ti romperai le ossa, hai capito? Cioè, ma peggio ancora, lo faccio finta di... Allora, è andato via l'albia in quel momento. Non pescare nulla, che comunque l'altra sera quando mi hai raccontato della tua... Esatto. Del fatto che eri appena tornato fuori dall'acqua esatto. con il verbo, ho detto però bella, bella vita, fantastica. E beh, assolutamente. Una volta devi sapere una cosa, che io sono anch'io un personaggio... diciamo pubblico, perché sono sono stato il presidente, attualmente sono segretario della Federazione Italiana Pesca e Apnea, quindi insomma diciamo sì che sono abbastanza impegnato e mi divido tra un po' il rugby, tra un po' la pesca, e ogni tanto riesco anche ad andare a pescare sempre di meno perché sono diventato un burocrate ormai. Infatti i miei amici di pesca mi prendono in giro e dicono: ma tu ormai non peschi, non sei più un pescatore, sei un burocrate, e hanno drammaticamente vero, però ogni tanto un colpo di coda lo tira. E poi abbiamo l'altra nostra. Dimmi. Anche perché pescare in apnea bisogna allenarsi non poco, perché se devi stare lì a aspettare che la cernia tiri fuori la testa dalla buca, non è che ci puoi stare 3 secondi. No, però come nel rugby, tu a un certo punto lavori anche tanto d'esperienza. Cioè, anche questo è vero. Lo vedi un po', poi dici vabbè, adesso vediamo un po' che cosa fare. Se sai che stai sprecando l'aria, te ne vai, quando invece sai che allora tieni e via. Ok, andremo a pescare assieme, magari in moto, facciamo un giro in moto. Un giro in moto volentieri. A pescare, devo dirti che non ci sono quasi mai andato da ragazzo, però da ragazzo a Livorno stavo in acqua praticamente ore. E tante volte mi ricordo che trovavo nelle buche dove c'erano le murene. Sì. Hai presente quel pesce abbastanza primitivo, un serpentone così, serpentone. E devo dire che quelli era stare lì, tornare giù a vederle quando uscivano fuori, era uno spettacolo incredibile, questa bestia veramente particolare, mi ricordo. Ma fai un viaggio da tutt'altra parte, bellissimo proprio. Certo. Grazie mille, buon rugby a tutti. Grazie a te, ciao, buon rugby a tutti. Ciao. Ciao.